deviante alla provinciale 46, sabato riprende il cantiere con modifica alla viabilità. Strada Pasubio, voce ai residenti, c'è traffico, i tir corrono, i marciapiedi sono da rifare. Ponte Alto, i cittadini chiedono una barriera spartitraffico, gli Erardi la realizzeremo. Rifiuto selvaggio, a Vicenza arriveranno le fototrappole per catturare i trasgressori. Maltrattamenti sulle donne, a Vicenza 250 casi seguiti dal centro antiviolenza nell'ultimo anno. Stangata carburanti, automobilisti tra rabbia e rassegnazioni, i benzinai, non dipende da noi. Un cordiale buonasera a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento con TG Vicenza. Apriamo questa edizione parlando della variante alla strada provinciale 46, un'opera fondamentale per la riduzione del traffico a Vicenza. Ci sono dei ritardi nella realizzazione dell'infrastruttura, ma oggi sono arrivate importanti novità. La strada infinita, storia della variante all'SP46, conosciuta anche come Bretella dell'Albera. 5 chilometri nati sotto una cattiva stella. Attesa da 30 anni, dopo una lunga trafila burocratica e tecnica, lastricata di autorizzazioni, bandi e ditte incaricate, con l'arrivo delle ruspe e l'apertura del cantiere è cominciata un'odissea che non è ancora terminata. Proteste dei cittadini dell'Albera, proteste dell'ultimo sindaco Francesco Rucco, che ha scritto al Ministero delle Infrastrutture per sollecitare quella che è un'opera statale. Abbiamo sollecitato il Ministero con una lettera scritta molto forte di critica anche nei confronti del cantiere e della sua gestione. I ritardi sono ritardi pesanti che stanno pesando sulla viabilità cittadina, con disagio per i cittadini, però essendo un'infrastruttura importante per il territorio, per l'alleggerimento di Strada Pasubio, è chiaro che il Ministro ha preso in mano la situazione. Il problema riguarda ANAS e il rapporto con le aziende che stanno lavorando, e quindi c'è necessità di più forza lavoro sul campo e quindi un'accelerazione rispetto ai tempi che avevano programmato. Questo per garantire appunto la realizzazione delle opere e quindi la fine del disagio lungo Via del Sole. Ad oggi il cantiere è arrivato al 55% dell'opera. La data di ultimazione indicata è il 30 giugno 2022. Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel, o meglio ai sottopassi della Bretella dell'Albera. Dalla loro realizzazione dipendono anche le riaperture di due strade chiuse nel 2019 per consentire i lavori: Strada Ambrosini e Strada Pian delle Maddalene. ANAS ci ha informato in queste ore più recenti, che da sabato mattina si aprirà una nuova fase di cantiere in Via del Sole nei pressi dello Shan, e quindi ci sarà un'apertura parziale della rotatoria per permettere la continuazione di lavori lungo l'asse viario che porta appunto verso il centro città o porta verso Vicenza Ovest, verso l'uscita autostradale. È inevitabile che ANAS provochi dei disagi con queste lavorazioni, e quindi chiedo a tutti i cittadini di portare pazienza. È un cantiere comunque importante, impattante, una strada di 5 km di percorrenza, e stanno peraltro ultimando anche alcuni sottopassaggi, tra cui Pian delle Maddalene, ed è addirittura d'arrivo anche quello relativo a Strada Ambrosini. Quindi opere importanti che cambieranno le viabilità, permettendo a Strada Pasubio di avere poi diventare una strada di quartiere a tutti gli effetti. E proprio oggi noi abbiamo raccolto la voce dei residenti che abitano in quella zona, nella zona di Strada Pasubio. Tanti i problemi e tante le segnalazioni. Quando ci sono i camion, la casa trema come il terremoto, a volte cadono i pali delle tende, ho l'allarme, ho dovuto abbassare la sensibilità dei sensori delle porte, soprattutto di questa, perché durante il giorno, quando passa il camion, quelli grandi, la porta fa uno scossone, scatta l'allarme. Si fa molta fatica ad accedere alla statale, ad attraversare la strada, soprattutto se uno deve andare a portare la spazzatura.
Traffico insopportabile, trema il letto, scatta l'allarme, lo smog che invade le case che si affacciano in strada e la sicurezza dei pedoni affidata a marciapiedi stretti o da rifare, quanto lamentano i residenti della SP46 Pasubio, di cui abbiamo raccolto segnalazione. L'assenza di marciapiedi rende pericoloso la via per i pedoni, e poi se trovi qualche ciclista senza luce alla sera è fatta. Pericolosissimo. È pericolosissimo. Ci sono marciapiedi, sono stretti, c'è poco spazio, ci sono tante macchine. Sì, strettissimi. Se uno deve prendere la corriera, in due non ci stanno. L'attraversamento pedonale, uno è in fondo ed è impossibile. Qui c'è la strada con la curva, quindi con poca visibilità. È veramente un rischio. Ti devi fermare e far fermare le macchine. Ecco cosa vorrebbero. Ogni tanto che ci fosse qualche controllo da parte della polizia locale, alla mattina nel silenzio delle 4:30 senti il camion in fondo là, che li senti arrivare e vanno via di una velocità pazzesca. Un po' più di controllo, anche quelle blocchi, anche i blocchi ai traffico pesante, per esempio. Questa è la voce dei cittadini. Noi di Rete Veneta porteremo le loro richieste alle autorità competenti. Dunque la questione non finisce qui, ma continua. E anche noi continuiamo a parlare di viabilità. Abbiamo portato la richiesta dei residenti, dei cittadini di Ponte Alto, di realizzare una barriera spartitraffico all'assessore competente Mattia Gherardi. Beh, è un intervento che stiamo valutando perché siamo consapevoli che potrebbe tornare molto utile anche e soprattutto per la sicurezza stradale. L'assessore Gherardi condivide la necessità di prolungare una barriera spartitraffico oltre cavalcavia di Ponte Alto in direzione Verona fino alla rotatoria di Creazzo, così come ci avevano segnalato lavoratori e residenti della zona. In effetti fino a rotatoria sarebbe ideale, perché qui tagliano dentro tutti invece di fare la rotatoria, questo sì, senz'altro. Ho visto parecchi incidenti, non dico giornalmente, però quasi. Però è un intervento che ha bisogno di alcune verifiche, perché ci saranno dei lavori che verranno effettuati in funzione dell'arrivo della TAV-TAC a Vicenza, quindi sul viadotto, e di conseguenza bisogna pianificarlo in funzione del progetto che arriverà. Quando avremo quello potremo abbozzare già una sistemazione, anche perché quel quartiere, quella zona merita una rivalorizzazione, così come è stato per Viale San Lazzaro. Potrebbe farlo semplicemente prolungando l'aiuola come in Viale Verona. I cittadini sottolineano l'apprezzamento di quanto è stato realizzato dall'amministrazione comunale in Viale Verona. Non solo una barriera di sicurezza tra le carreggiate, ma un vero e proprio giardino stretto e lungo l'intero viale. Un intervento che andrebbe prolungato, ma l'assessore ribadisce la necessità di attendere la definizione della TAV, che passa proprio in quel punto. Quella è una delle ipotesi progettuali di RFI, viene rifatto il viadotto, quindi attendiamo quelle indicazioni per poter progettare poi eventuali interventi sotto. Non possiamo andare a fare un'opera che poi magari deve essere distrutta per necessità terze. Altra segnalazione dei cittadini, il degrado di quest'area verde, che presenta pesanti segni di incuria da troppo tempo. Dove c'è sempre un degrado pazzesco, rifiuti e gente che si accampa per la notte. È una vergogna che sia lasciato tutto così, perché comunque le persone ci passano, lo vedono e lasciano le cose così e non fanno niente. Quella è un'area verde che è stata fatta da un privato anche come bacino di eliminazione per la raccolta delle acque, quindi ha una specifica tecnica ben precisa. Abbiamo visto che è stato tralasciato un po' negli anni, stiamo ragionando su come poterlo recuperare per restituirlo alla cittadinanza e soprattutto ai lavoratori, perché effettivamente sì, è un'ottima area verde dove potersi rifugiare anche nelle pause, anche per 5 minuti di aria. Restiamo a Vicenza, uno dei problemi più sentiti e più segnalati dai cittadini. A noi di Rete Veneta ci arrivano centinaia di messaggi e email riguarda l'abbandono dei rifiuti e il conseguente degrado che si va a creare in alcuni quartieri della città. Oggi però arrivano novità importanti, perché il comune si sta attrezzando con delle fototrappole per multare i trasgressori.
Voi cittadini segnalate, noi di Rete Veneta vi diamo voce e portiamo le vostre istanze alle autorità competenti. E quante volte ci avete inviato in redazione foto di immondizia abbandonata o conferita male? Pochi maleducati possono creare un grosso problema di sporcizia e degrado a un intero quartiere. Noi più volte abbiamo investito l'assessore competente di questo problema e Simona Siotto ci aveva promesso di attivarsi per dare tutte le armi possibili alla polizia locale per pizzicare e multare i trasgressori del rifiuto selvaggio. Ebbene, oggi finalmente possiamo dare il lieto annuncio. Arrivano a Vicenza le fototrappole, si uniranno agli altri sistemi di cui già eravamo dotati e servono appunto per combattere l'abbandono dei rifiuti. Devo dire che alcune sono anche davvero molto curiose e interessanti perché si mimetizzano incredibilmente nel territorio circostante e servono soprattutto in quelle zone dove l'autocivetta era difficile da posizionare. Quindi lanciamo un avviso a tutti coloro che fino ad oggi a Vicenza hanno conferito male o abbandonato i loro rifiuti. Attenzione, perché da oggi in poi potreste essere fotografati da un occhio elettronico nascosto. Le fototrappole hanno una telecamera incamerata, funzionano a pila, quindi non hanno bisogno dell'energia elettrica, sono collegate H24 con la centrale operativa e segnalano ogni singolo movimento, ogni minimo spostamento nell'area di inquadrata, diciamo, che può essere anche questa modificata proprio a piacimento o secondo le esigenze, e segnalano, registrano tutti i movimenti, in particolar modo quelle che sono le targhe, gli elementi di identificazione di coloro che abbandonano i rifiuti. Ovviamente per la lettura dei dati sensibili dei trasgressori che verranno multati, nel rispetto della legge sulla privacy, è stato necessario approvare un regolamento ad hoc. I dati sensibili vanno letti per legge entro 7 giorni e quindi è importante dotarsi di regolamenti efficaci e fatti bene, che rispettino le norme, ma anche di strumenti particolarmente operativi e intelligenti proprio per non perdere quei dati che poi sono quelli che ci chiedono i cittadini che vogliono Vicenza pulita. Parliamo di un altro problema, quello della violenza sulle donne. Da gennaio 2021 ad oggi sono 250 i casi seguiti dal Centro Antiviolenze di Vicenza, un'escalation preoccupante acuita dal periodo Covid. Montecchio, 90 Vicentina. Femminicidi che un mese fa hanno tracciato il culmine di un'escalation di violenze acuite nel periodo del Covid. Situazione fotografata dai numeri che per Vicenza, da gennaio ad agosto 2021, hanno fatto registrare un boom di richieste di assistenza al centro antiviolenza per aver subito maltrattamenti, violenze dal partner o dall'ex. Beh, siamo sulle 250 prese in carico quest'anno tra il centro di Vicenza e lo sportello di Arzignano, ma quello che è preoccupante è la gravità delle situazioni che arrivano e siamo veramente preoccupate per l'acutizzazione di questi fenomeni di violenza che diventano sempre più efferati. Sono per la maggior parte di nazionalità italiana, tra i 31 e i 50 anni, non indipendenti economicamente e con figli minori. Il centro gestito dall'associazione Donna Chiama Donna dal 2012 ha seguito più di 1000 donne grazie alle specialiste volontarie che le affiancano in percorsi specifici. Per questo entro la primavera il CEAV avrà una nuova sede nell'edificio di Via Vaccari, per cui l'amministrazione ha destinato 50.000 euro del fondo comunale per l'emergenza Covid. Un servizio che oggi purtroppo è un servizio emergenziale, un servizio che dà una risposta ma che vuole essere garanzia di sicurezza, di anonimato, quindi un servizio che tutte le donne vittime di violenza, che molto spesso purtroppo non è solo fisica ma anche psicologica, può essere veramente un grande e importante punto di riferimento. Problema di tutt'altro genere è quello del caro benzina. Gli automobilisti si dividono tra rabbia e rassegnazione, invece dai benzinai parte un coro che precisa l'impennata dei prezzi. Non dipende da noi. Riflettori accesi sul rialzo dei prezzi dei carburanti alle stelle, con stime delle associazioni di consumatori sui costi a carico delle famiglie che parlano di un aggravio di circa 400 euro all'anno. Ormai non mi bastano più 50 euro, sicuramente sono aumenti che sono destinati a crescere, non riesco a spiegarmi il motivo.
però noi siamo, dobbiamo solamente accettare e pagare e basta. Il prezzo della benzina a Vicenza ha oltrepassato quota 1,7 euro al litro, il gasolio ha superato il tetto di 1,6 euro al litro. 1,6,34. Rispetto a prima, come siamo messi? Prima non ho mai guardato, ma mi ricordo 1,5, 1,4, 1,5. Ma caro carburanti, che incide non soltanto sull'economia domestica, ma ovviamente anche su chi per lavoro viaggia in strada quotidianamente. 100 litri al giorno, e da ottobre ha notato che insomma ci sono questi aumenti. Quanto vanno a incidere all'incirca? Il 20%, 20-25%. A me in particolare, che è un'azienda, incide parecchio, perché faccio dai 50 ai 60 mila chilometri l'anno. Quindi si può immaginare che passare da 1,2, 1,3 a 1,6, 1,7 incide parecchio. Quantificabile in quanto? Cioè lei da un mese all'altro la spesa quanto ha visto che è aumentata? 180-200 euro abbondanti. Aumento repentino del metano, quasi raddoppiato in poco tempo, e a subire l'impennata anche i gestori. Purtroppo i clienti del metano sono rimasti fregati, perché per questioni di contrattuali a livello mondiale il prezzo del metano, i pochi paesi produttori hanno deciso di praticamente raddoppiare il prezzo, e noi ci siamo trovati costretti a raddoppiare anche noi, la compagnia, e come la maggior parte, quei contratti scadenza il giorno dal primo di ottobre praticamente sono raddoppiati. Non è colpa assolutamente mia o dei miei colleghi, che anzi subiamo un danno molto grosso, perché praticamente mi sono più che dimezzate le vendite. Era il nostro ultimo servizio per questa sera, però prima di salutarci, come d'abitudine, scopriamo insieme la programmazione serale di Rete Veneta. Dopo di noi andrà in onda Sport in Casa, puntata speciale in cui verranno analizzate queste prime partite dei vari campionati di calcio dilettantistici. Poi alle 21.15 appuntamento con Focus. Gli ospiti della serata sono Paolo Benvenu, Maurizio Conte, Gio Formaggio, Roberto Marcato, Giorgio Pasetto, Paola Roma e Alberto Rugin. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto l'informazione di TG Vicenza, vi auguro la migliore delle serate e vi lascio al meteo.